E salve a tutti ragazzi, qui come sempre il vostro Ara e benvenuti finalmente ad una nuova puntata di Action Fierce News, l'unica rubrica su YouTube Italia che vi tiene sempre aggiornati sulle uscite, sui preordini nel mondo delle Action Fierce in Italia appunto. C'è stato un periodo di pausa perché non uscivano nuovi preordini e finalmente adesso abbiamo ripreso e riprendiamo con delle bombe veramente clamorose. Detto questo ragazzi, come sempre vi ricordo che se foste interessati a preordinare queste figure, a prenotare queste figure, potete farlo direttamente tramite il mio sito Ara Service Shop nella scheda in alto oppure qui sotto in descrizione, come è spiegato anche nel sito. Per preordinare basta semplicemente un piccolo acconto e poi si può saldare il tutto quando la figure uscirà. Chiaramente prenotare una figure serve ad accaparrarsela prima che magari vada esaurita, capita molto spesso soprattutto con i pezzi Bandai, e prima che aumenti di prezzo, perché dopo che esce è soggetta generalmente ad aumentare di prezzo. Comunque direi di non perdere altro tempo ragazzi, andiamo a vedere subito le bombe di oggi. Cominciamo con questa ragazzi, figure veramente attesissima. Stiamo parlando del Goku Ultra Istinto Mastered per la linea SH Figures. Finalmente Bandai ha presentato il preordine di questa figure e devo dire che dalle immagini soddisfa pieno le aspettative. Fortunatamente hanno cambiato anche lo sculpt dei capelli, che inizialmente era uguale allo sculpt diciamo del Goku normale ed era una cosa veramente ridicola. Fortunatamente si sono accorti dei commenti della gente indignata sotto e hanno cambiato, e devo dire ragazzi che sembra veramente un gran bel pezzo da avere, assolutamente da non perdere. Questa qui uscirà a maggio 2020. E ora ragazzi, altro preordine assolutamente da non perdere per tutti coloro che seguono i Meat, o anche per coloro che vogliono fare semplicemente un investimento, perché ormai questi Meat Clotex sono diventati un investimento da fare. Stiamo parlando di Scylla. Eccolo qua ragazzi, un altro Meat Clot che è andato praticamente già esaurito. Io sto facendo questo video, vi sto avvisando del preordine, leggermente in ritardo rispetto a quando è uscito dal fornitore. Nel frattempo ragazzi è andato già sold out, quindi vi conviene prenderlo assolutamente subito, immediatamente in preordine, prima che diventi veramente difficile, come sta succedendo in questo momento anche con Krishna Krisaur. Questo qui uscirà sempre a maggio 2020. E ancora Bandai per la linea di Street Fighter SH Figures. Abbiamo uno dei personaggi più amati in assoluto, ovvero Sagat, diciamo il rivale di Ryu. Guardate che figata questa figure, sembra veramente di altissimo livello, ancora di più del solito devo dire, personaggione assolutamente da non farsi scappare. Questo qui uscirà a maggio 2020 ancora una volta. E invece ragazzi, ad aprile 2020 per la linea Soul of Chogokin abbiamo il GX90, ovvero il Super Combattler, un robottone storico ragazzi nella sua linea diciamo principale, quella dei GX, assolutamente da non perdere per chi colleziona tutti questi robottoni ragazzi. Questi qui in particolare anche sono da prendere in preordine perché il prezzo è abbastanza più basso di quando poi arriveranno in commercio. Questo qui uscirà ad aprile 2020. E ora ragazzi vediamo insieme questo model kit di Mazinger Infinity dal nuovo film, solo che ha la particolarità di essere alto solamente 40-41 centimetri, quindi quasi mezzo metro di robottone, non so se ci rendiamo conto ragazzi, è veramente una qualcosa di eccezionale. Bisogna avere lo spazio per esporre una cosa del genere, ma se lo si ha ragazzi darà veramente soddisfazione. L'uscita prevista per questo model kit sarà aprile 2020, anche questo ragazzi secondo me conviene prenderlo in preordine perché il prezzo si alzerà in futuro. E ora ragazzi, per la linea Mezco One Third Collective, qui abbiamo una chicca solo per i veri appassionati, abbiamo Black Bolt e Lockjaw. Naturalmente stiamo parlando dei personaggi principali degli Inumani. Guardate che spettacolo ragazzi, non solo Black Bolt con la solita qualità Mezco, ma secondo me qui la kick è proprio Lockjaw, il cane gigante spettacolo, che tra l'altro avrà anche delle luci diciamo dei LED. Veramente un set assolutamente da non perdere, anche questo secondo me sparirà una volta in commercio perché ne verranno prodotti veramente pochissimi pezzi dato i
personaggi. L'uscita prevista per questo sarà luglio 2020 e per concludere abbiamo anche il preordine di It da It 2, diciamo, quindi questa qui è una nuova versione Ultimate di It dal secondo film, appunto, con delle nuove teste intercambiabili, con delle nuove espressioni terrificanti. L'uscita prevista per questo sarà aprile 2020 e come ultimo pezzo di questo video abbiamo veramente una chicca per pochissimi, per diciamo i più nostalgici, abbiamo questo set di due figure, due doll, ragazzi, sono articolate, di Staglio e Olio, conosciuti così in Italia, naturalmente stiamo parlando di Stan Laurel e Oliver Hardy. Ragazzi, queste figure sono veramente delle chicche assurde, l'altezza è circa 30 cm, più o meno come gli Hot Toys, diciamo, solo che sono prodotte dalla Big Chief. In pezzi limitatissimi, attenzione, quindi da non farsi scappare questo preordine se vi interessano questi due personaggi iconici. L'uscita prevista per questi sarà novembre 2020. E allora ragazzi, i preordini di oggi sono finiti qui, ripeto, come al solito li troverete tutti nel mio sito ASEVIUSHOP, nella scheda in alto pure qui sotto in descrizione. Se volete farmi domande, comunque ci sono anche i miei contatti qui sotto in descrizione. Io vi ringrazio per la visione, ringrazio tutti coloro che preordinano e preordineranno le loro figure da me. Detto questo, grazie a tutti per la visione, noi ci vediamo alla prossima. Ciao da Ark, collezionate sempre.